Sì, parliamo sempre di attualità, ma decisamente attualità più leggera. Torniamo a parlare di Harry e Meghan, i duchi di Sussex, che ancora una volta puntano il dito contro la stampa accusata da loro per una crociata spietata ricca di sensazionalismo che non si cura delle conseguenze sulle persone. Bene, ci racconta tutto Raffaella Longobardi. Continuano e se possibile si inaspriscono ancora di più i rapporti tra i duchi di Sussex e i media britannici. La battaglia è iniziata giorni fa quando Harry, esasperato, aveva avvisato paparazzi e giornalisti di smetterla con le continue vessazioni e calunnie sulla moglie Meghan Markle. Non finisce qui. In un comunicato diramato da Buckingham Palace si apprende che il duca di Sussex ha denunciato News UK, casa editrice del Sun e la proprietà del Daily, perché avrebbero intercettato illegalmente la sua segreteria telefonica. La volontà ferrea del duca di difendere a tutti i costi la moglie gli sta facendo commettere qualche passo falso. Una battaglia difficile la sua, anche perché dovrà farsi perdonare dai sudditi, così morbosamente attaccati alla corona, degli atteggiamenti che non sono piaciuti. Troppa segretezza sulla nascita e il battesimo del piccolo Archie, la ristrutturazione milionaria della nuova dimora, viaggi in jet privati in barba alle belle dichiarazioni ambientalistiche della coppia. E se durante il viaggio in Sudafrica l'immagine di Meghan era stata apprezzata e l'operazione simpatia era totalmente riuscita anche grazie all'apparizione del piccolo e delizioso Archie, il duca con la sua foga e la sua irruenza ha rovinato il duro lavoro di Meghan e dei suoi bravi consulenti d'immagine. Insomma, non c'è mai un attimo di pace. Comunque noi ne parliamo oggi pomeriggio e diamo il benvenuto a Maria Como, Marina. Che è, Marina, scusami, che è giornalista di Porta a Porta, Eliana Miglio, attrice, e in collegamento dalla sede Rai di Londra abbiamo Gaia Servadio, scrittrice. Benvenute. Tutte donne, naturalmente, insomma, per parlare di questa storia che non finisce mai. Noi ce ne siamo già occupati, ma effettivamente, appunto, Harry e Meghan fanno bene, sbagliano? Sentiamo un po' cosa ne pensate. Quello che stupisce è che arrivino a fare una causa, perché uno dei motti della Casa Reale Inglese è sempre stato quella: never complain, never explain, cioè non lamentarsi mai e mai dare spiegazioni. Io mi ricordo che avevo fatto, dopo la morte di Diana, un'intervista a Mohammed Al-Fayed, il quale, ovviamente parlando del complotto, aveva detto: non solo so, c'è stato un complotto, ma so anche che il mandante è il principe Filippo di Edimburgo. E io ero incerta se metterò o no nel servizio questa frase, perché mi sembrava terribile. Certo. Poi l'hanno pubblicata tranquillamente tutti i giornali e mi aspettavo che, insomma, il principe Filippo di Edimburgo sentirsi dire mandante di un duplice assassinio, anzi poi sono morti in tre anche l'autista, e invece non è successo niente. Per cui non so se sia un po' esagerato adesso Harry o se col cambiamento dei tempi anche in questo caso la monarchia deciderà di comportarsi e di lottare, anche perché adesso è talmente tutto difficile, perché riescono a entrare nelle segreterie telefoniche, ma tu parlavi di una denuncia, cioè, ma mi pare, ecco, insomma, esatto, che ci sia praticamente, sono in discussione con metà dei giornali di tutto. Sì, posso dire una cosa ancora, poi questo. Una volta invece c'era Diana che voleva far sapere delle cose ai giornali e allora registrava su una cassetta quello che voleva che i giornali sapessero. E lo mandava la cassetta a Andrew Morton, che è il suo biografo, e poi il quale faceva pubblicare alcune cose. Quindi una volta addirittura era Diana che dava ai giornali le notizie, ma in questo modo, che non si poteva molto scoprire, perché lei registrava una cassetta diverso, no? E la cassetta andava a Andrew Morton. Invece adesso
Io penso che parlare tra loro è anche un problema, perché sicuramente sono cambiati. Io penso che oggi comunque sicuramente avere informazioni è proprio molto più semplice in qualunque modo, e anche lei non sia, con tutta la simpatia che mi fa, perché poi è un'attrice, un'ex attrice, quindi in qualche modo capisco che lei, anche se poteva sembrare più preparata, non lo è, perché lei è americana. Voglio dire, in Italia tutti noi conosciamo, in fondo, non dico frequentiamo, ma conosciamo duchi, marchesi e conti, perché anche se non è una monarchia, c'è stata la monarchia in Italia, e anche se non hanno valore queste cose, fanno un po' parte della nostra storia. In qualche modo le abbiamo respirate nella storia. E quindi abbiamo un'infarinatura. Lì dove addirittura vengono pagati dai sudditi, sicuramente le persone sono molto più addentro a questo meccanismo, Harry c'è cresciuto, lei in qualche modo americana, è come se avesse sposato Pluto di Walt Disney, nel senso che gli è capitato il principe, ecco, il principe delle fiabe, sicuramente è stata fortunata perché lui è fantastico, è innamorato pazzo di lei, però lei non ha dentro questi codici e quindi continua a sbagliare maldestramente. E questa frase che dice Harry, stupenda, che dice che la vede soffrire tutte le sere, io trovo meravigliosa, perché da un lato ci ha messo al corrente del fatto che lei soffre di quello che i giornali scrivono, e invece in fondo quello che viene insegnato ai reali fin da piccoli è a non occuparsi di quello che scrive la stampa. Però forse è proprio questa la motivazione per cui lui si impegna così tanto al suo fianco. Allora, no? Lui ha sposato lei, ha scelto lei perché secondo me lei era la persona da salvare nel suo immaginario. Poi lei l'ha sedotto e avrà letto 10 volte il libro Le Regole, che in America tutte le ragazze da marito leggono, e l'ha letto molto bene e lo segue. Per cui è riuscita, come si dice, dove altri hanno fallito. Ma in qualche modo è rimasta molto americana. La adoro, ma è sempre fuori luogo, sbaglia sempre qualcosa. Sentiamo Gaia cosa ne pensa, che insomma, essendo lì, respira molto più da vicino, no? Appunto, che cosa si dice di Harry e Meghan a Londra? Ma prima di tutto voglio dire che dopo aver sentito questa storia di Fabiana tremenda, andare invece in questa piccola situazione da operetta di terza categoria di Meghan e questi principi, questi titoli inventati 3 minuti prima, fa veramente quasi schifo. Ma torniamo alla situazione vera e propria. Il programma è così, se Gaia. Vabbè, ma insomma, ma non critico voi. Pagine tristi, pagine difficili, ma ci sono anche pagine più leggere. Permetticelo, perché la vita non è così. La vita è fatta di questo, è fatta di gioie e di dolori. So, e noi vogliamo raccontare anche un po' di leggerezza. Voglio esprimere quello che penso. Posso esprimere quello che penso? Pensavo che di essere qui perché posso esprimere quello che voglio dire. Tra l'altro, la verità è che queste vicende, tra l'altro, esprimono benissimo la caduta di quello che sta succedendo in questo paese, e certamente della impopolarità del trono, della corona, che questo ragazzo che racconta i fatti suoi, insomma, pubblicamente, e poi quando non gli va bene dice non fa causa. A noi interesserebbe avere dei sovrani che proteggono il pubblico, che si comportano bene, non che ci raccontino quello che vogliono. E la verità è che se la stampa non parlasse di loro e non parlasse delle lettere del padre, di Meghan, quello sarebbe per loro la vera tragedia. Loro vivono sulla stampa, vivono sul fatto. Grazie Gaia, ti interrompo un attimo solo perché devo dare la pubblicità, ma poi ne parliamo ancora con grande attenzione e con altri servizi. A fra poco. Bentornati in studio, siamo sempre qui insieme alle nostre ospiti a parlare di Harry e Meghan. Continueremo fra pochissimo, ma do la linea immediatamente ad Alberto per un aggiornamento dell'ultima ora.
Sì, Lorella, perché abbiamo delle immagini che vorrei mostrare al nostro pubblico, sono immagini che ci riportano a Trieste, siamo in grado in esclusiva di entrare all'interno della questura, vedete esattamente in questo corridoio è avvenuto tutto, in questo corridoio, immagini esclusive, ribadisco, il killer Aleandro andando in bagno ha poi sottratto la pistola a uno degli agenti e ha esploso i colpi, presumibilmente 5 contro Pierluigi Rotta, 4 contro di lui e 5 contro Matteo De Mego. Quindi come vedete queste sono immagini che riceviamo proprio adesso in esclusiva dell'interno della questura dove si è consumata la tragedia di venerdì alle 5 del pomeriggio, quando il killer ha chiesto di andare in bagno e poi, come sapete, è successo veramente l'irreparabile. Andiamo in diretta con Elena De Vincenzo perché le stiamo vedendo insieme queste immagini, quindi esattamente in quel luogo, esattamente venerdì alle 5 di pomeriggio si è consumato questo duplice omicidio. Esatto, lì che è cominciata la sequenza dell'orrore e quell'ufficio che avete appena visto con la scritta ufficio volanti è quello dove il fratello di Aleandro ha raccontato di essersi barricato, terrorizzato mentre sentiva esplodere i colpi di pistola. 4 contro un agente e poi 5. E quello è il punto che possiamo dire più oscuro, perché lì non ci sono telecamere che possono quindi aiutare gli investigatori a capire con più precisione che cosa è successo. Sicuramente molto potranno raccontare i corpi senza vita dei due agenti, mentre invece qui all'esterno della questura ci sono 4 occhi elettronici che invece hanno ripreso quella che è stata la sequenza finale, ma appunto quel corridoio della questura di Trieste è il luogo in cui è cominciato questo orrore. Alberto. Sì, abbiamo visto adesso, rivedendo queste immagini, che lì sul davanzale, se la regia ce le fa rivedere, evidentemente qualche collega ha deposto un fiore, c'è un fiore bianco che evidentemente sì, è un piccolo omaggio per questi due poliziotti caduti mentre facevano il loro dovere in un tranquillo pomeriggio. Eccolo qui, lo vedete, un lumino rosso e questi fiori, questi lilium bianchi per ricordare naturalmente Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Grazie alla nostra Elena De Vincenzo anche per queste immagini. Lorella, di nuovo da te. Grazie Alberto, e come dicevamo prima, no? In qualche modo, insomma, la vita è come un mosaico formato di tanti tasselli, noi cerchiamo di raccontarli, di raccontarli tutti, e quindi torniamo adesso a parlare di Harry e Meghan, di questa eterna lotta con la stampa. Insomma, abbiamo visto che veramente oramai sono contro metà della stampa dell'Inghilterra. Stamattina, fra l'altro, un editorialista del Times, Camilla Long, scrive: cosa vuol fare Harry? Abolire la monarchia? È una provocazione. Anch'io sono d'accordo. Lui, secondo me, veramente incarna il Salvatore, diciamo, era troppo piccolo quando è accaduta la vera tragedia della sua vita, cioè la morte di sua madre, e non ha potuto salvarla, era un bambino, ha scelto una donna che secondo me lui sapeva inconsciamente o forse consciamente che avrebbe dovuto salvare, perché non aveva i requisiti, diciamo, come... non era in fondo, no? la sposa adatta, però lui poteva salvarla, voleva salvarla, e ha agito questo istinto che lui ha di protezione così forte. Quindi questo forte amore che in fondo, ok, va contro le regole della monarchia e della sua stessa famiglia, però sicuramente che anche la nonna ha appoggiato, non avrebbe potuto fare un comunicato del genere contro tutti i suoi familiari, per cui anche se io non conosco le regole così a fondo, ma immagino che la nonna abbia provato questo, in fondo è comprensibile, lo rende umano, lo rende vicino a chi è più giovane, insomma, a chi in qualche modo ama molto la sua compagna, che magari, come dice lui, piange a casa la sera. Marina, ma è veramente così poco adatta, così come dice Eliana, Meghan? No, io ricordo una frase che mi ha detto Maria Gabriella di Savoia e che è importante, dice: solo chi è stato a corte e ha vissuto in una corte può sapere quanto sia difficile fare la principessa. E infatti Maria Gabriella di Savoia rifiutò di sposare Juan Carlos. Ma non è perché non sappia, perché le regole del galateo le imparano in poco tempo, ma vivere a corte è veramente... ogni cosa è controllata, ogni cosa... non è veramente facile. E soprattutto poi, non è facile per una però, donna che viene dire da un una altro cosa. Mondo. Completamente loro diverso. Hanno accettato, la corte inglese ha accettato Meghan, e questa è una cosa che pochi dicono. Oh, come sono stati generosi accettare una persona la cui mamma era nera. In realtà c'è sempre un calcolo politico in tutto.
in questo caso la regina Elisabetta è anche capo del Commonwealth. Il Commonwealth, questo titolo, essere capo, non è ereditario. Deve passare alla sua morte, passerà a Carlo, ma se i membri del Commonwealth sono d'accordo. Tra i membri del Commonwealth, molti sono abitati da neri, diciamo Giamaica, tanto per dirne uno. Allora, a questo punto, il fatto che lui abbia sposato la figlia di una signora nera serviva anche alla monarchia. Però insomma mi pare che loro siano molto innamorati. Poi il carattere è un'altra cosa. Sulla Gaia, io vorrei riaprire... Serviva alla monarchia una persona così. Vorrei riaprire un attimo il collegamento con Gaia per parlare di questo papà, no? Il papà di Meghan, che è un po' una pedina impazzita. Questo sì. Che non si può tanto controllare. Ma lui fa in effetti quello che uno si aspetterebbe che facesse. Lui è stato scartato, è un poveraccio, del resto ci dovevano pensare prima. Io non sono d'accordo con quello che si diceva. Essere membro della famiglia reale d'Inghilterra è un grande privilegio, cioè tutto quello che vuoi, non solo soldi, ma popolarità, una vita meravigliosa, viaggi quello che vuoi, eccetera, eccetera. D'altra parte tu devi stare al gioco, come noi tutti stiamo al piccolo gioco che abbiamo. Il principe Harry ha sempre fatto il gioco del ragazzino ribelle. Io sono ma non sono, cioè quello che ha voluto avere tutti i vantaggi facendo finta di poi di essere invece il ragazzino naughty, il ragazzaccio, e quindi sposa una ragazza molto bella, certamente intelligente, ma che non ha nessunissime delle doti, delle preparazioni per fare un mestiere che è un mestiere. Come noi tutti abbiamo un mestiere, il mestiere del rappresentare la principessa, il mestiere della principessa. Non ha neanche il fisico. È un mestiere. Se la mettiamo così. Comunque vi voglio far vedere questo servizio perché appunto a proposito del padre, intanto vediamo Milena Vukotic che sta per arrivare in studio. E appunto parliamo di una lettera della discordia che ha fatto appunto tanto discutere e arrabbiare Harry. Antonella Del Prino. Papà, è con la morte nel cuore che ti scrivo, senza capire perché hai scelto di seguire questa strada e chiudendo un occhio sul dolore che stai provocando. Inizia così la lettera che Meghan Markle avrebbe scritto a suo padre Thomas 2 mesi dopo il matrimonio con Harry. Una lettera senza sbavature, ordinata, spedita all'indirizzo del padre. Più che una casa, un caos, come la famiglia. Protagonista fin da subito nel suo matrimonio al pari di lei. Una presenza assenza che ha dominato l'evento e foraggiato per mesi la stampa internazionale. Ora si scopre che nella difficile comunicazione fra padre e figlia spunta questa lettera di 5 pagine, scritte a mano, in cui Meghan chiede conto al padre di un comportamento tanto nemico e lo implora di smetterla con le bugie, le cattiverie e le dichiarazioni su di lei, su suo marito, sulla sua vita privata. Una lettera data alla stampa da Thomas Markle 6 mesi dopo averla ricevuta. Dietro la reazione del padre di Meghan ci sarebbe un articolo di 10 pagine apparso su People, in cui 5 amiche anonime della duchessa di Sussex, opportunamente motivate, si sospetta da lei stessa nel tentativo di porre un argine ai pettegolezzi che si susseguono sulla sua vita, tracciano un ritratto di Meghan a metà strada fra Grace Kelly e Madre Teresa, corredato di dettagli sul problematico rapporto col padre, svelando l'esistenza della lettera e il contenuto della risposta, in cui Thomas Markle proporrebbe a Meghan una foto a 3, con lui, lei e Samantha, l'odiata sorellastra, in modo da appagare la stampa e zittire le voci sui loro dissapori. Dichiarata la guerra alla stampa, accusata da Harry di aver alterato il significato della lettera pubblicandone brani, ieri Thomas Markle è intervenuto in soccorso del Daily Mail, ammettendo di essere stato lui a cedere solo alcune frasi scritte dalla figlia. Una causa in salita per i duchi di Sussex. Eliana, allora secondo te cosa c'è dietro il comportamento del padre? Cioè è solo un puro interesse economico oppure, come diceva anche Gaia, è un uomo ferito perché è allontanato? Beh, insomma, sicuramente lei, non avendolo invitato al matrimonio, l'ha umiliato. Poi diciamo che forse noi italiani non l'avremmo fatto.
non lo so, sui genitori, sulla famiglia abbiamo proprio delle radici forti. Dei sentimenti forti, molto più radicati. Dove si può ce li teniamo vicini, deve essere proprio una cosa così grave, che però noi non sappiamo, magari esiste un fatto così grave nella vita di Meghan, anche questo va un po' rispettato. Io diciamo che sono questioni così delicate, non, nessuno avrebbe così voluto... personali. No. Capito, noi non sappiamo poi sotto cosa c'è. Però quello che sicuramente possiamo capire è che lui... sbaglia, perché tutto questo va sempre fatto in privato, dal mio punto di vista. Però questo sappiamo, quello che lui sappiamo, quello che noi sappiamo di lui è assurdo, perché io penso che qualunque ragazzino intelligente avrebbe capito che doveva avere un po' di pazienza, far finta di niente, parlare bene della figlia. Si fa fotografare con l'abito con cui era invitato a nozze e si fa pagare. Questa smania di prendere subito i soldi dal vantaggio delle nozze della figlia. Diciamo che bastava aspettarsi 3-4 mesi, poi come padre di Meghan, eccetera, se avesse voluto un posto qualsiasi buono, che so, in un bar, in un ristorante, trovava tutto. Col nome che aveva. Dopodiché invece una brava lui sempre figlia per prende, i soldi una brava vendeva figlia, una però, foto per i soldi secondo me una brava figlia però prende e va dal suo papà e ci parla, ecco, non gli scrive neanche però una non lettera. È detto che questo lei non l'abbia fatto. In qualsiasi caso, tra Windsor l'avremmo e stampa saputo. Chi vince e chi perde ce lo dice Antonella Del Primo. Ci mancava Elton John con la sua autobiografia in uscita a rivelare succulenti inediti della vita di Lady Diana in un momento così delicato tra i Windsor e la stampa, innescato da Harry per difendere Meghan, campionessa di sorrisi, quando lo dice lei. No photo, please. La duchessa di Sussex è qui in forma privata. Lo scorso giugno, sul campo centrale del torneo di Wimbledon, la scorta personale di Meghan Markle vietava non senza imbarazzo al pubblico presente di scattare foto alla moglie del principe Harry, seduta in tribuna. L'esatto opposto di William e Kate, che sabato scorso allo stadio con George e Charlotte per seguire la partita dell'Aston Villa, hanno aggiunto glamour e simpatia allo spettacolo in campo. La pretesa di privacy dei duchi di Sussex non conosce limiti. Harry vuole che suo figlio cresca come un cittadino normale, ma per farlo si appella a una prerogativa reale. Piers Morgan, principe dei giornalisti inglesi, propone polemicamente in un tweet di non seguire più i loro appuntamenti pubblici e dar loro la privacy che meritano. Montano quindi le polemiche tra i sudditi, soprattutto perché questo desiderio di privacy ha coinciso con la diffusione dei costi a carico dei contribuenti della monarchia inglese. Alla voce Duchi di Sussex si legge che solo i lavori di restauro del Frogmore Cottage, il loro nuovo indirizzo, sono costati oltre 3 milioni di euro. Quest'anno la corona ha ricevuto dallo Stato 90 milioni di euro, ovvero ogni cittadino del regno ha contribuito al suo mantenimento con 1,37 euro. Nonostante ciò, nell'ultimo sondaggio, prima del viaggio in Africa, Harry risultava secondo più popolare fra i membri della famiglia reale, battuto dalla regina, premiata perché sa avvicinare la monarchia ai sudditi. Fin dal lontano 1969, quando per aggiudicarsi le simpatie del suo popolo permise alle telecamere di filmare spezzoni dell'inaccessibile vita reale, che diventarono pubblici. Allora, purtroppo il tempo a disposizione sta finendo, ma io vorrei concludere così, perché effettivamente di tutte queste belle foto c'è questa qui, questa immagine della regina e lo sguardo che c'è, no? Lo sguardo di questa regina credo che dica di gran lunga tutto quello che sta pensando e che chissà, forse scopriremo nei prossimi giorni. Grazie alle nostre